Il frigione di cipolla è così fatto. Si prende la cipolla e particolarmente non ci vogliono cipolle dolci tipo la tropea, ma ci vogliono quelle cipolle tipo la dorata, cipolle potenti, quelle che quando le classiche, quando uno le taglia deve mettere la maschera antigas perché fa piangere. Quindi viene tutta sminuzzata a fette, messa con dell'olio in padella e poi viene cominciata a cuocere, cuocere, stufare, coperta, fino a quando proprio lei comincia a perdere, poi se si asciuga ci si aggiunge oltretanto un po' di acqua, così la si regola di sale e poi a un certo punto ci si mette del pomodoro, della salsa di pomodoro e poi la si porta a cottura finale, ma è una cottura molto lunga. Che praticamente la cipolla si deve diventare, non che si sciolga, ma quasi, deve essere proprio stufata, deve perdere la corposità della cipolla, non deve essere croccante. E quindi va cotta con abbastanza olio, perché praticamente uno si rende conto quando è pronta il frigione, che praticamente bollendo comincia a galleggiare tutto l'olio e vuol dire che la cipolla si è disidratata. In realtà, come tutti i molti piatti della cucina bolognese, ma un po' delle cucine tipiche del nostro paese, non è che sono complicati, sono lunghi, ci vuole dedizione perché vanno seguiti, però ci vuole tanta pazienza, ecco. Quindi il frigione è semplicemente questo, però, e noi lo usiamo per tante cose, lo usiamo come antipasto, lo usiamo come contorno e poi per quanto riguarda noi, noi nella trattoria ci condiamo anche le tagliatelle, facciamo le nostre tagliatelle condite ai frigioni. E ho dei bolognesi che vengono qui perché ormai in casa non sono più abituati a farlo, ecco.